Signori e signori, benvenuti nel gioco più bello che io abbia mai giocato di pesca. Visto e considerato che c'è il coronavirus, quindi io ho il terrore di uscire, soprattutto per cose futili, me ne sto a casa e gioco al gioco di pesca piuttosto che andare a un lago a pescare in vita reale, cosa che farò molto volentieri finito tutto questo incubo che stiamo vivendo con il coronavirus. Ragazzi, non solo lo sto giocando questo gioco, ma lo sto portando in live tutti i giorni su Twitch. Anche tu che guarderai questo video, corri su Twitch, link in descrizione, e io sarò in live a pescare o con altri giochi. Allora, devo darvi una mossa, perché questo gioco, ragazzi, non ve lo spiego, vi faccio il tutorial, venite in live e ve lo spiego lì, ha un sacco di cose. Ha un mercato dei pesci, ha i negozi, ha un sacco di roba che si vende, è multiplayer totalmente, non vedete altra gente pescare con me per vari motivi del gioco, fatto bene, oltretutto che condivido. Non corriamo sulla scappa di pesci, c'è anche questa variante. E ragazzi, multiplayer, perché c'è una chat, ci sono i campionati, i tornei, tutto quello che volete. Ora, lì in fondo c'è la mia tenda, io voglio pescare qua. C'è l'happy hour, ogni qualvolta io loggo un gioco una volta al giorno, ho un'ora di punti doppi, perché ho pagato il premium di un mese. Quindi ora, vado alle ciance, non fatemi perdere tempo, ragazzi, volevo fare una decina di minuti con voi, andiamo a pescare con il mio kit di canne che ho comprato. Questa è una canna feeder che io andrò a lanciare lì a 20 metri, già preimpostato. Questo gioco, ragazzi, ha tutto, ha una meccanica di gioco, ha un'intelligenza artificiale che tra un po' è più intelligente della vita reale. I pesci si comportano allo stesso modo della vita reale, le canne hanno dei movimenti stratosferici. Ragazzi, è veramente un bel gioco. Le condizioni atmosferiche e climatiche incidono sulla pesca, le giornate, le pasture, ragazzi, sono qualcosa di formidabile, perché le pasture, guardate, io qua sto mangiando, messo le campanelline, più avanti con i soldi mi farò i segnalatori acustici per le carpe, tutto pesce di acqua dolce, siluri, tutti i pesci che volete. I pesci non è che li tiri su in 3 secondi, i pesci grossi ci vorranno tanti svariati minuti per tirarli su, è difficile, le vedete, li mangiate, puoi perderli, puoi rompere canne, rompere mulinelli, rompere i fili, rompere esche, rompere tutto, le esche te le scavi da sole con l'esperienza, è un survival, signori, tutto quello. Io sento che sono euforico, perché io so che molte persone come voi, amanti della pesca come me, questo gioco lo amano, e molti non lo conoscevano, signori. Ora guarda perché è una strecciata, porca miseria. È bellissimo, io sono felicissimo, ragazzi, mi sono innamorato di questo gioco. Ecco qua il primo pesciolino. Regoliamo la frizione, io di solito la tengo a 20, dipende dai pesci. Ecco qua, primo pesciolino. Io qua sto pescando pesciolini, principalmente carassi e brem. Infatti, una gibe e il carpo, sempre di quella famiglia. Questo deve essere una sorta di carassi, una sorta di cosa. Vedete? Abbiamo l'happy hour, quindi abbiamo punti 19, più i punti premium, perché io sono premium, pagato il mese, e abbiamo 38 punti in più perché abbiamo l'happy hour, totale 76, ok? Lo teniamo. Perché lo tengo? Perché abbiamo le quest giornaliere, quindi molti pesci possiamo venderli a più soldi perché abbiamo le quest. Ora io lo so, possiamo mettere massimo 3 canne, la quarta canna la si potrà utilizzare più avanti sbloccando le skill per pasturare. Vi farò vedere poi in futuro, se volete altri video, tanti like, condividete, vi faccio oltre che live, vi faccio anche video. Ora sto andando un po' di fretta, appunto, perché non posso correre perché scappano i pesci. Voi scherzate, ma questo gioco, come ho detto prima, ha un'intelligenza artificiale, cioè, ragazzi, per come ne parlo euforico sembra che il sito mi paghi, il gioco mi paghi per sponsorizzarlo. Vi assicuro che non ho nemmeno, l'ho portato questo gioco in passato, ma non pensavo fosse così, vi giuro, non pensavo fosse così. Potrei contattare il sito, potrei farmi regalare un botto di roba, non voglio, voglio gustarmelo e voglio crearmi tutto da solo. Questo è un carassio, per esempio, eccolo qua, una Cuncian Carp, è un carassio vero e proprio, mezzo chilo, tanti punti per noi e anche un po' di esperienza, che con calma si passa questa euforia e mi calmo, vi spiego tutto, ok? Io sapete che per me la pesca è poesia, per me la pesca è amore, quindi quando ne parlo perché lo provo realmente. Qui credo ci sia il pesce attaccato, infatti c'è il pesce attaccato. Stavo recuperando con la Y, perché con la Y recuperi piano piano il mulinello e lo metti tra virgolette in tiro. Tutti pesciolini, ma pesciolini dovuti alla mia pastura. Ho creato una pastura, perché le pasture qua te le crei, mi è scappato il pesce.
le pasture qui te le crei, vedete che ho sbagliato, scusate, io ho una potatura dove metto le pasture e le pasture me le sono create io, signori. Questa cosa l'ho chiamata io vaniglia. È a base di crackers, abbiamo messo una base di crackers sbriciolati con dell'attaccante al gusto vaniglia. Questa è una qualità 7-10, perché in base alle skill poi sale di qualità. Vedi, adesso l'ho caricato, lancio lì e non solo. La pastura in acqua ha una tenuta, come si dice, tenuta? Nel tempo si consuma in 12 ore/13 di gioco. Ogni giornata del gioco equivale a un'ora reale, perfetta, precisa. La notte dura poco perché il gioco è ambientato in Russia. Ho scoperto che in Russia le notti durano meno che da noi. Alle 3 del mattino, 3 e mezza, 4, già è alba. Guarda, che sono partita. Bella. Leggermente la frizione. Da sicuro ci sono pesci che portano via tutto il filo. Vedete le impostazioni sotto la barra? Cioè quanto filo c'è fuori, eccetera, eccetera. Pesci che addirittura se voi lasciate, vedete adesso vi la sta mangiando, se dovesse abboccare, una bella fish and carp questa qua, se dovesse abboccare, non lo lasciate andare, rischiate di rompere canna e mulinello, quindi attenzione. Io posso mettere anche una terza canna giù, che ora vorrei mettere ma sto parlando, questa happy hour la sto sprecando ragazzi, è un'ora esatta di punti doppi, la sto sprecando per voi, quindi lasciate un like e ricambiate così, sta mangiando ha un abboccato, eh. Se io tiro su non c'è il pesce, ve lo assicuro. Sta mangiando, sono iniziato a capire questo gioco. Allora, vi faccio vedere la mia montatura. Montatura di queste due canne è una coppietta, quindi le ho comprate assieme a $149 di gioco, un kit, quando kit, mulinello, campanellina, eccetera, eccetera, ho solo cambiato la gabbietta. Oh, piano, piano. Anche se si mette in pausa, il gioco va, non lo fermi mai perché il gioco è reale per tutti quelli in questo server. E sono migliaia e migliaia. Quindi ora a me sta piovendo, per esempio, c'è un meteo. A tutti coloro che stanno giocando in questa mappa, in questo momento, sta piovendo. Cioè, è questo il bello del multiplayer. Non che vedi altra gente come in Fishing Planet, che non c'entra nulla con questo gioco, ragazzi. Molti di voi giocano a Fishing Planet e dicono, Luca, Fishing Planet è bello, Fishing Planet è arcade. Questo è simulazione, è quasi un chilo di pedi. Scusate, il Common Roach è il Gardon. Ragazzi, questo gioco è un survival vero e proprio, bisogna mangiare. Vedete? Quando piove, oltretutto, e si è stanchi, si va giù con l'umore, sotto la barra col sole è l'umore. Io per alzare l'umore devo bere caffè, energetici, tè. Io, per esempio, ho pronto del tè e me lo bevo. Io bevo un bel tè, ora piano piano salirà l'umore, salirà la fatica, la stanchezza, eccetera. Perché ho tutta questa roba? Tutta roba che ti cucini, vai a comprarti le uova, devi cucinartele, vai a comprarti le patate, devi cucinartele, vai a comprare il pane, devi crearti la pastura di pane da solo. Io ho creato un po' di ingredienti perché ora, per esempio, mi metto a mangiare un po' di patate e mi sale la fame. Perfetto, arriva la notte, abbiamo una bella torcia, se pescassi a galleggiante o anche la canna galleggiante, ho sbloccato la skill dello Starlight, quindi abbiamo anche la luce, si può andare a pescare in barca, nonostante sia un mare malago, ma sono laghi abbastanza grandi, che si sbloccano. Io sono al quarto, quinto, tutti gli altri si sbloccano in base ai livelli. Ogni lago ha, per esempio, flot, bottom e spinning, sarebbe pesca galleggiante, pesca a fondo e pesca spinning. In questo lago principalmente 5 stelle sul bottom, quindi da fondo, 5 stelle sul galleggiante, poche stelle sullo spinning. Non è un lago adatto allo spinning. Se volesse andare a pescare a spinning, ci sono altri laghi adatti allo spinning. A spinning partono i mostri, ragazzi. Io ho già rotto due canne, faccio vedere le statistiche. Ho rotto due canne e un mulinello. Il mulinello sono riuscito a ripararlo, le canne no, completamente da buttare. Questo è il mio record, 2,293 kg di una carpa comune. Ho pescato un totale 15 kg di pesce, ho due trofei, perché si pescano anche i pesci trofei, i pesci rari. Ho pescato 720 totali in 44 giorni di gioco. Ci gioco da poco, ragazzi. Soprattutto in live. Ecco qua, che sta mangiando un altro pesce online. I soldi ragazzi in questo gioco, mamma mia, fanno veramente paura. Stanno scrivendo in chat, hello, ciao, sono tutte persone che stanno allenando perché io creo gare, ragazzi. Stasera in live, per chi sta guardando questo video, farò una gara, anzi guarda, la creo ora, io la creo ora, competizione, creo la gara stasera, ragazzi, iscrivetevi, non metto neanche la password, cercate il Luke4316 tra le competizioni, qua esc competizioni, cercate il Luke416 e iscrivetevi,
metterò un buy-in di 20-30 dollari di gioco. Voi direte, Luca, ma 20-30 dollari è così poco, ragazzi, i soldi in questo gioco. Ma scherziamo, tutto il pesce che si pesca, tipo questo che l'ho perso, possiamo rimettere giù, possiamo pescare le distanze che vogliamo, mettiamo il filo in tiro. Tutto il pesce che si pesca che va a finire la nostra nassa, che ha un totale di 100 pesci, io ora ne ho 36, vedete? Il pesce pescato, io ho questo pesce che l'ho pescato 15 ore fa. Dopo 24 ore il pesce scade e va buttato, lo puoi vendere a pochissimo prezzo. I pesci noi possiamo andarceli a vendere alla pescheria oppure completare delle quest. Vi faccio vedere. Fanculo l'happy hour, vi faccio vedere. Il pesce non è che lo vendi a chissà quanto, il pesce lo vendi a 5 centesimi, 20 centesimi, a parte alcuni pesci, dal dollaro in su. Questa è la pescheria. Qua vendiamo tutto il nostro pesce, tipo io adesso questo pesce in scadenza, già 15 ore fa l'ho pescato, vedete, mi danno 6 centesimi, 2 dollari, 95 centesimi, 1,84 euro, 18 centesimi, perché i pesci sono normali, o con la V, con la spunta, che sono i pesci taggati. Poi ci sono i pesci trofei e i pesci rari e i pesci super trofei. Io ho preso solo due trofei finora. Questo pesce, se io volessi, posso fare così. Vendo tutto, mi danno 37 dollari. Vedete quanto è difficile fare soldi e le canne costano un sacco. Se no, vado al caffè, è una struttura dove tutti i giorni ti danno quest. Vedete? Ora io la quest, qui c'è un carp, lui mi richiede 5 pesci di minimo 189 grammi, io ti do 5 dollari, infatti me la faccio subito. Questa da un chilo non gliela do, me la vado a vendere da solo, che guadagno di più. Vendo quelle più leggere, tipo 1, 2, 3, 4 e 5, e mi dà 5 dollari, easy. Ora, fra 3 giorni e 17 ore, mi viene una nuova quest, 3 giorni di gioco. Quindi 3 giorni di gioco sono 3 ore in vita reale. Qui abbiamo i cinese slipper, che sarebbe cinese dormiente, non ne ho. Persici, ne ho 3, ma lui ne vuole 5, mi dà 13 dollari, buono. Gli Aide non ce li ho. Breme bianche ne ho una, me ne mancano altre 4. I Ruff, ne ho 2, me ne mancano 3, ma i Ruff, ragazzi, sono pesci rarissimi, pescati solo di notte, piccolini, ma che valgono un botto di soldi. Le Brem non le ho. Le Common Carp non le ho. E i Pike non li ho. Questi sono i pesci di questo lago, ci sono tanti altri laghi. Allora, vi faccio vedere il raff quanto costa, ragazzi. Questo raff che si pesca solo di notte è molto molto raro, si pesca con determinate esche, eccetera. Ragazzi, un dollaro, un raff di 46 grammi. Ne avevo un altro, eccolo qua, un dollaro e 28. Valgono molto i raff. Ora, se io sono qua a cavoleggiare, di là, se suona la campanellina, la sento. Mio obiettivo, farmi un bel kit, una tris, vorrei farmi 3 canne. Là si va a mangiare, qua c'è il negozio degli attrezzi, ragazzi, dell'hardware. Io per esempio ho comprato la pentola, che è questa qua, 19 dollari. Con la pentola posso bollire il tè e posso bollire le uova. Ho comprato la paletta che mi cerco io i vermi e tante altre cose sono ancora da acquistare. Mi compro i fiammiferi di legno per accendere il fuoco per poter bollire. Con il filo d'acciaio possiamo crearci i nostri, ragazzi, finali in acciaio, magari, eccetera, eccetera. Possiamo colorare le nostre esche. Questo è un negozio. Roba in offerta, ragazzi. Qua si comprano i kit. Questo qua è il kit che ho comprato io. Feeder Fishing, vi dà canna, mulinello, filo, piombo, amo e la campanellina. 149 dollari. Sono i kit start. Se volete poi comprarvi voi attrezzatura random, guardate quanta roba offre questo gioco. Pesca feeder, pesca a fondo, pesca method, pesca spinning, pesca. C'è lo spinning e c'è anche l'altro, come si chiama? Mi viene in mente, ragazzi, l'altro spinning, quello col mulinello al contrario americano, come si chiama, porca miseria, la pesca, ora ve lo dico, pasture a infiniti, abbiamo tutte le boilies che possiamo creare anche noi, le pasture che creiamo noi, abbiamo tutti gli attiranti, tutti gli attraenti attiranti, che differenza che abbiamo, additivi, scusatemi, attraccanti, abbiamo le pasture in PVA, che sarebbe la carta che si autoscioglie, no? Quei sacchettini che si autosciolgono. Poi abbiamo la pesca. Ora non mi viene in mente, ragazzi, ma ve lo dico, non mi viene in mente. Oh, ho dovuto cercare i mulinelli, ragazzi. Questi qua comunque. Non mi viene il termine. Scrivetelo nei commenti, porca miseria, ma mi sento proprio male. Non mi viene il termine. È quella che è la canna al manico molto corto e si utilizzano questi mulinelli che si monta sulla canna al contrario. A me non piace tanto la pesca spinning.
Questa è la pesca spinning, l'altra versione. Non mi viene il termine, porca miseria. Comunque, ragazzi, bellissimo. Abbiamo la pesca galleggiante con canne telescopiche fisse, ma abbiamo anche la pesca alla bolognese, tutta roba che si va a sbloccare, tipo la float fishing, che sarebbe la pesca galleggiante. Io sto sbloccando i punti, sono al 27%, al 30% io sblocco la pesca alla bolognese. La pesca alla bolognese non è nient'altro che la pesca galleggiante, ma con la canna, con anello e mulinello, non canna fissa. Volevo farvi vedere questa roba, ragazzi. Mamma mia, com'è bello sto gioco. Questa roba, tutti i fili, non fili, tutti i finali che ci creiamo noi, tutti i leader. Questa roba, volevo farvi vedere. Anche questi qua, ragazzi, gli cucchiaini, gli ondulanti, ce li possiamo creare noi e colorare noi, comprando i materiali. Abbiamo accessori, come accessori ben poco, però qualcosa interessante c'è, infatti il mio obiettivo è arrivare là. Si può pescare col vivo, si può pescare a traina in barca, si può pescare a striscio, sono le trote, si pesca a striscio con i galleggianti più piombati, no? Tutti i piombi di vario genere, stavo dicendo, questi qua, vedete, questi qua si possono creare da noi, con le varie misure come vogliamo noi. Eccoli qua gli accessori, campanelline. Tre campanelle di diverso tipo per riconoscere le tre canne. Abbiamo il segnalatore che si mette in punta, io ce l'ho anche in vita reale, che suona e fa la luce. E poi, ragazzi, bei segnalatori acustici da car fishing. Tre colorazioni, mamma mia che belli. Sono un po' costosi, $198. Infatti quello lì è uno dei miei obiettivi. Sentite? Le campanelle. Quindi corriamo a raccogliere i nostri pesci. Ho perso l'happy hour, ragazzi, l'ora dei punti doppi. Sono quasi a livello 14, porca miseria. Dai, andiamo a raccogliere questi due pesciotti e poi vi lascio, guardare. Dai, guarda qua. Dicevo, al contrario di Fishing Planet, perché su Fishing Planet trovi altra gente con te nel server, la vedi fisicamente, in questo gioco no, è un pochino più serio. Perché in Fishing Planet cosa fai? Lanci uno sopra l'altro e vai uno addosso all'altro, non succede niente perché il gioco è arcade, lo dicevo prima, non ha l'intelligenza artificiale di questo gioco. In questo gioco, se tu corri, se tu accendi la luce, se tu fai cose, i pesci scappano, si allontanano, cosa che in Fishing Planet non succede. Quindi, se io qua avessi altri di voi attorno a saltellare, a fare casino, i pesci scapperebbero, giustamente. Ecco perché credo abbiano vietato, non abbiano introdotto questa cosa. Vedete, io sto pescando tutto lo stesso tipo di pesce perché ho quella pastura. Ragazzi, io spero il video vi sia piaciuto, potrò farvi tanti altri video se volete, dipende dai like e dalle visite, su magari altri tutorial, altri tipi di pesche, farvi vedere come si creano le pasture, tanto. Questo gioco è infinito. Un bacione, un abbraccio. Dai, Luca è tutto, ci vediamo in live, vi aspetto. Ragazzi, ci conto, su Twitch, in descrizione. Clicca subito. Ciao.